Rieccoci, allora amiche e amici di Pagine di Resistenza, oggi è il nostro compleanno, insomma, è il primo anno di lavoro che abbiamo trascorso insieme a voi, ospitando un'altra narrazione della Calabria e del Mezzogiorno, una narrazione di riscatto, una narrazione di liberazione, consegnandovi uno strumento concreto di denuncia sociale e di coscientizzazione. E siamo alla vigilia, diciamo, di un anno nuovo di lavoro che parte idealmente oggi, un anno che vedrà, per quanto riguarda il nostro contenitore, dei cambiamenti positivi, dei miglioramenti, in modo da legarci in maniera organica, sempre più concreta, alle istanze dei territori, di chi ha voglia di denunciare soprusi, di chi ha voglia di denunciare abusi, di chi vuole dire di no, diciamo, alle mafie, di chi vuole stare al mondo in una maniera completamente diversa. Ecco, questo primo anno è stato dirompente, mai nelle comunicazioni locali c'era stato spazio così forte, così deciso per le voci concrete disponibili a mettersi in discussione: l'antimafia sociale, quella militante e non quella dei palazzi, l'antimafia delle opere e non quella dei soldi pubblici, i problemi sociali di chi non ce la fa ad arrivare fino a fine mese. Insomma, siamo stati, come era giusto che fosse, tra la gente e con voi. Quindi vi chiediamo di seguirci. Dai primi di marzo partirà, diciamo così, la nuova stagione, il secondo anno di Pagine di Resistenza, e vedrete che i potenti avranno un problema in più con cui convivere quotidianamente. Allora, intanto grazie Michele, insomma, buon compleanno, perché è una cosa fatta insieme. Buon compleanno a noi, ma buon compleanno soprattutto a tutte le persone che ci hanno sostenuto, hanno condiviso anche questo percorso, un percorso per raccontare un sud diverso, una Calabria diversa, una Calabria dove si esprimono anche tante forze sane che purtroppo per lungo tempo sono state soltanto degli spettatori. Oggi, grazie anche a questi nuovi spazi, anche pubblici, attraverso la TV, il web, abbiamo intrapreso un percorso per far diventare tutti protagonisti di un futuro diverso della Calabria e del Meridione. Allora, senti Michele, diciamo, dei momenti che abbiamo vissuto, probabilmente quello di Scampia, no? Di maggio del 2017, che abbiamo mandato in onda, diciamo, nella tradizionale puntata di ieri, insomma, probabilmente è stata, diciamo, la provocazione più forte. Noi andremo nuovamente a Scampia a maggio del 2018. Allora, qualche emozione pensando a quelle giornate vissute insieme, come le altre? Beh, Scampia rappresenta la vera rivoluzione dell'antimafia sociale. Lì ci sono volontari che hanno seguito le orme, il percorso intrapreso da Ciro Corona per dare nuova speranza e nuova luce a quei territori troppo spesso dimenticati. Napoli ormai è una palestra di antimafia sociale, grazie a Ciro, ma anche grazie a un nuovo percorso intrapreso dall'amministrazione comunale con Luigi De Magistris, dove al centro ci sono le periferie e soprattutto i bisogni dei più deboli. È da lì che bisogna ripartire se si vuole affermare un percorso di eguaglianza sociale. Insomma, una tirata d'orecchie la facciamo a Roberto Saviano, dopo, diciamo, i fenomeni delle baby gang, che sono, diciamo, un'imitazione abbastanza evidente, no, del fenomeno televisivo Gomorra. Beh, non si può contestare alcuni fenomeni anche politici da un attico americano, quanto poi si è protagonisti anche lui è protagonista di fenomeni di emulazioni negative come le baby gang. Saviano purtroppo continua a raccontare un Vangelo che non ci appartiene, perché noi preferiamo raccontare non solo il male di una città, ma anche le positività di una città. Se oggi abbiamo visto dei vestiti di carnevale dove bambini si vestono da boss,
diciamo che Saviano e tante altre persone hanno fatto un buon servizio alla società. Il servizio di cui parliamo, il video di cui parliamo, ha raggiunto soltanto sulla rete oltre 1 milione di visualizzazioni, quindi è un fenomeno sociale di massa francamente preoccupante. Ecco, diciamo, a queste narrazioni commerciali del Mezzogiorno noi preferiamo delle narrazioni concrete dei territori, di gente semplice, di gente che ha scelto di mettersi in discussione, come Corona, come l'Officina delle Culture Gelsomina Verde, oggi restituendoci non un'ipotesi di cambiamento, restituendoci la certezza della speranza, per come Don Tonino Bello, diciamo così, ci ha insegnato, vale a dire la speranza come esercizio concreto di volontà. Allora, ci fermiamo qui, linea, diciamo, alla regia per il primo stacco pubblicitario, ci troviamo subito dopo. Museo dell'Olio Gabro. Conoscere la tradizione per migliorare il nostro futuro. Calabria News 24. Cronaca, politica, spettacolo, economia, attualità, sport. Le notizie del giorno ora dopo ora. 24 ore su 24. Scarica l'app per essere sempre aggiornato. Segui le notizie in tempo reale su www.calabrianews24.it. Calabria News 24. Se succede, noi ci siamo. Siamo tornati in studio dopo la prima pausa pubblicitaria per questo compleanno, insomma, simbolico di Pagine di Resistenza. Abbiamo iniziato il 7 di febbraio del 2017 con Pino Aprile, che è un po' il punto di riferimento, e non abbiamo timore evidentemente a dirlo pubblicamente, di questo progetto, ma un po' così di questo tentativo di raccontare un altro modo di sentirsi sud, di essere meridionali. Allora, riprenderemo, questo è il senso di questa veloce conversazione con Michele, riprenderemo a marzo con dei cambiamenti, diciamo, significativi per rendere il programma sempre più un vostro strumento concreto di denuncia sociale e quindi di attacco alla società dei potenti e dei forti, che certamente non è la società alla quale noi evidentemente guardiamo. Allora, Michele, diciamo, tra poco meno di 3 settimane saremo chiamati, diciamo, a votare democraticamente il nuovo Parlamento il 4 di marzo. Insomma, le candidature, per la verità, da destra a sinistra non è che brillino, per profili di particolare virtù morale, e sinceramente tutta una serie di contraddizioni in Calabria le registriamo anche sull'opportunità. Non vogliamo giudicare nessuno, né vogliamo buttare la croce addosso a nessuno, ma sinceramente alcuni legami parentali inquietanti nelle liste ci sono, anche di chi si presentava al Mezzogiorno, alla società meridionale, con l'idea addirittura ardita di aiutarci a cambiare, come se i meridionali, no, aspettassero da sempre dalla società settentrionale quasi l'elemosina del cambiamento. Il cambiamento, con buona pace, lo dico io, insomma, di alcuni soggetti padani, i cambiamenti meridionali sono in grado di poterlo realizzare da soli. Allora, Michele, sono liste secondo te convincenti quelle che abbiamo letto oppure no? Beh, prima tu hai detto voteremo democraticamente. Di democrazia vedo ben poco, perché sono tutte candidature decise a tavolino, calate dall'alto, ognuno poi ha scelto il suo bel collegio. E secondo me la peggiore campagna elettorale mai vista in Italia fino ad oggi. Io non ricordo un profilo politico, dialettico, così basso negli ultimi anni. A memoria non riesco veramente a ricordare una campagna elettorale peggiore di questa. Detto ciò, io credo che il malcontento delle persone vada a favorire chi
ha fatto del populismo, purtroppo, e della violenza verbale un modo di operare. Il grande pericolo oggi è quello. Ci sono ormai dei politici in campo che, nonostante abbiano perso abbondantemente credibilità verso le istituzioni e verso il popolo, continuano ad essere lì e purtroppo saranno di nuovo in Parlamento. Senti, secondo te ha fatto bene una figura importante come Luigi De Magistris, diciamo, a tirarsi fuori da questa campagna elettorale, che è probabilmente la più mediocre in termini, diciamo, di contenuti culturali e politici dal crollo, no, di Tangentopoli, diciamo, ad oggi? Un populismo strazzone, come tu hai raccontato, insomma, bene nel tuo, insomma, intervento di poco fa. Insomma, stiamo promettendo, diciamo, di tutto, dall'università gratis, a breve avremo gratis probabilmente anche il lavoro, cioè saremmo pagati, no, per non recarci al posto di lavoro. Ora, a parte queste miserie tipiche del nostro paese, non ha fatto bene De Magistris, diciamo, a, diciamo, tirarsi fuori e a preparare qualcosa di più forte per la prossima volta? Beh, De Magistris ha visto, secondo me, benissimo. E secondo me ha fatto bene a non entrare in questo calderone, cioè, dove c'era solo da perdere, c'era da perdere di visibilità, c'era di credibilità e soprattutto questo Parlamento nascerà comunque provvisorio, dove uno come De Magistris mi risulta difficile, insomma, da pensare a fare trattative inciuci e per un asse di potere per assicurare la stabilità di un governo. Mi risulta molto difficile tutto ciò, visto anche il carattere particolare e il temperamento di De Magistris. E secondo me ha fatto benissimo e ci saranno le occasioni, un'altra occasione sicuramente importante dopo questo Parlamento. Io ormai già guardo oltre, perché ciò che verrà sarà non solo provvisorio, ma secondo me sarà veramente indecente per questo paese. Secondo te, con questo, diciamo, concludiamo, c'è lo spazio politico per ricostruire una presenza, chiamiamola così, una presenza partitica legata veramente ai bisogni sociali della gente? Cioè, oggi quello che manca nel paese che ha avuto il più grande partito comunista, no, d'Occidente, è un soggetto in grado di parlare con le masse, no, ma di proporre poi, attraverso i problemi delle masse, soluzioni sociali. Questo non c'è, non c'è a destra, non c'è a centro e non c'è nemmeno in questa sinistra, spezzettati in mille rivoli, peraltro. È proprio sulla scorta di quello che tu adesso hai affermato che penso che ci siano degli spazi importanti per creare dei movimenti che fondano la loro esistenza, il loro credo nell'uguaglianza sociale, nell'economia legale, nell'economia che parte dal basso e soprattutto per rendere protagoniste le periferie d'Italia, quelle sempre dimenticate ed emarginate. Perfetto, allora amici, siamo in chiusura di questo nostro festeggiamento dialettico del primo compleanno di Pagine di Resistenza. Come avete capito, insomma, continueremo con la stessa forza dell'anno che ci lasciamo, diciamo, oggi alle spalle virtualmente come lavoro all'interno di Calabria News 24, diciamo, e parleremo sempre di più un linguaggio chiaro, tagliente e sociale. A mio avviso il vero reato e la vera illegalità della società occidentale è quello di accettare la povertà come condizione, diciamo, immodificabile. Allora, il compito dei media oggi non è soltanto di raccontare l'ipocrisia dei palazzi e l'ipocrisia dei potenti. Noi vogliamo fare un'altra operazione educativa, culturale. Noi vogliamo raccontare la società dal basso, le paure della gente, la gente che non ha la possibilità di esprimersi come i tanti potenti che hanno in mano i media a Cosenza, in Calabria e in Italia, purtroppo, quotidianamente fanno. Quindi
prepariamoci, diciamo, a dei dialoghi naturalmente eretici, utilizzando per eresia il significato che ci ha dato Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera. Ci vediamo, se Dio vuole, a marzo con un programma dirompente, sempre su Calabria News 24, sempre su Canale 90, dove la libertà di parola e di espressione viene non soltanto accolta, ma viene praticata e rispettata quotidianamente. A presto.